Sì, è di sicuro una vittoria, un risultato che ci sta tutto, con un Bologna che evidentemente ha capito che con il rientro di Olivieri non aveva più alibi di sorta e si è impegnato come mai aveva fatto vedere in questo torneo. Una bella soddisfazione per il Renzaccio nazionale, con una prova di tutta la squadra su altissimi livelli, con Zauli su tutti, fino a quando almeno è rimasto in campo. Beh, i Catania li ha provate tutte, ma chiaramente per prendere due gol in 5 minuti poi non è riuscito a rimettere in sesto la partita. Potrà ricominciare dalla prossima settimana a far vedere quanto di buono ha fatto fino a questo momento nel torneo. Ma andiamo a vedere le immagini. Giusto il tempo di rivedere Renzo Olivieri sulla panchina che aveva lasciato 4 mesi fa, e al Dall'Ara è subito festa. Respinta difensiva della Catania verso Zauli che pesca Smith in area. Controllo e tiro del serbo, tocca Silvestri e Pantanelli non riesce a fermare il pallone. Siamo solo al terzo minuto e il Bologna è in vantaggio. Possiamo rivedere, ecco Zauli, il controllo di Smith, il tocco di Silvestri, Pantanelli non ci arriva. Neppure il tempo di commentare il gol che la festa continua. Angolo di Nervo e nel mischione Sabato e Daino si contendono il pallone che finisce in rete. Roba da non credere. È il quinto minuto ed il Bologna rattoppato raddoppia. Rivediamo l'azione, sembra proprio Sabato a toccare nella propria porta. Forse Daino anche, chissà, nessuno lo saprà mai fino a quando non diranno gli interessati. Ed è ancora Bologna, traversone di Smith, lo vediamo dalla sinistra, buona la prova del giocatore, Bianco respinge, raccoglie Zauli, bel sinistro al volo, ma Pantanelli è prontissimo. Unico lampo catanese al 39esimo, punizione di Spinesi, alta sulla traversa di Pagliuca. E passiamo alla ripresa, subito cambi in serie, Pecchia per l'ottimo Zauli, nella Catania Dall'Acqua per Russo, poi entreranno anche Brevi e De Zerbi. Il Catania spinge, qualcosa scricchiola nel Bologna, soprattutto in difesa, e Pagliuca si fa sentire con i propri compagni. Il Catania vicino al gol al 25esimo, mascara per Spinesi solo davanti a Pagliuca, grande deviazione di istinto del portiere. Ecco, la possiamo rivedere, Spinesi solissimo, grande Pagliuca. Ma risponde subito il Bologna, cross di Daino, girata al volo di Antonazzo, fuori di un niente. Ma il Catania preme. Respinta difensiva rosso-blu, Sabato al volo e Pagliuca è ancora da prima pagina. Rivediamo, eccolo qua, lo vediamo. Incurante Pagliuca dei 40 anni che si avvicinano inesorabili. Bologna in contropiede, Pecchia barazzina nel deserto, la conclusione da censura. Alla 45esimo scatto sulla destra di De Zerbi, contatto con Nervo al limite dell'area e per l'arbitro Rocchi è calcio di rigore. Possiamo rivedere ed in effetti sembra che sia De Zerbi che si lanci su Nervo e non viceversa. Dalla dischetto Spinesi non sbaglia e alla 46esimo Bologna 2, Catania 1. Rivediamo la bella conclusione e sarà anche questo il risultato finale per l'esultanza di Renzo Olivieri. Linea allo studio. Complimenti a Renzo.